SALGONO A QUOTA 3.183.558 le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia, pari al 93,7% di quelle consegnate dal Commissario Nazionale per l'Emergenza. Nell'ASDA di Bari sono state superate le 958.000 somministrazioni. Le dosi in giacenza nei magazzini hanno reso necessaria però una riprogrammazione delle sedute vaccinali previste nella giornata di domani, mercoledì 23 giugno, in concomitanza con l'arrivo e l'impegno degli operatori nello stoccaggio di nuove forme. La Direzione Generale quindi ha studiato un nuovo calendario per assicurare tutte le prime e seconde dosi in date immediatamente successive al 23, cioè tra il 24 e il 29 giugno. Le variazioni verranno comunicate ai cittadini tramite l'invio di un SMS. Intanto proseguono le sedute negli hub interaziendali di Molfetta, Altamura e Modugno dove sono state eseguite sinora circa 3.000 vaccinazioni dedicate a dipendenti del comparto produttivo. Ma ci sono state anche le prime vaccinazioni presso un'azienda di servizi anche a Barletta. La campagna vaccinale nel territorio barese sino ad oggi ha assicurato una copertura vaccinale del 64% almeno con la prima dose alla popolazione vaccinabile da 12 anni in poi, mentre il 28% ha ultimato il ciclo di immunizzazione. Molto elevate le percentuali di vaccinazione già con la prima dose in tutte le fasce d'età: 93% tra over 80 e oltre 70 anni, 89% per over 60, 81% per 50 59 anni, 67% tra i. Quarantenni. Copertura vaccinale in crescita anche tra le generazioni più giovani. Il 35% dei 30 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino, così come il 29% dei 20-29 e il 17% degli under 20. Intanto, nella Bt i due comuni con la percentuale di vaccinazione più alta, Spinazzola al 68% e Minervino al 61%, fanno registrare zero casi di contagi. Numeri incoraggianti anche negli altri comuni: Andrea, una percentuale di vaccinazione con la prima dose del 5 50%, Barletta del 53%, Bicelli del 56, Canosa del 54, Margherita del 61, San Ferdinando del 48, Trani del 55, Trinitapoli del 51%,